Sull'Italia è presente un campo di alta pressione proteso da nord a sud con i massimi tra la Libia e la Romania, passando sulle nostre regioni centro-meridionali. Nel corso della giornata la pressione comincerà a scendere a partire dalle zone più occidentali per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che darà i maggiori frutti sulle zone alpine. Sulla nostra regione avremo una giornata gradevole nonostante il freddo pungente al mattino con cielo sereno ovunque e qualche nube innocua di passaggio sulle zone interne. Tra il pomeriggio e la sera assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle zone più occidentali per la rotazione delle correnti a sud-ovest. I venti saranno deboli da nord-ovest con tendenza a provenire da sud-ovest sulle zone più occidentali e da sud-est su quelle ioniche. I mari, sia il Tirreno che lo Ionio, saranno poco mossi. Le temperature saranno in deciso aumento nei valori massimi, ma contemporaneamente diminuiranno in quelli minimi, con estese gelate nelle zone interne. Potenza a meno 3 gradi la minima, 10 gradi la massima. Matera a 0 gradi la minima, 13 gradi la massima. Previsioni per domani. Il graduale calo della pressione favorirà un progressivo aumento della nuvolosità su gran parte del Potentino, specie nella seconda parte della giornata. Non si può escludere qualche pioggia in serata e nella notte sulle zone più occidentali. Sul resto della regione avremo cielo poco nuvoloso, a parte una nuvolosità bassa sulle zone ioniche.